Come voi sapete, Roma è ripiombata nel problema dei rifiuti e non solo dei rifiuti, si parlano di buche, si parlano di marciapiedi distrutti, di giardini pubblici abbandonati, la metropolitana che non funziona, i topi che scorazzano per Roma, i cinghiali che arrivano, i gabbiani che diventano sempre più in carne con tutta la spazzatura che si mangiano. E inevitabilmente la bufera arriva sulla sindaca di Roma, Virginia Raggi, ex Movimento 5 Stelle, in quanto ormai non hanno più rapporti tra il movimento e lei. Quindi in questo caso mancano pochi minuti, sta per finire la seduta in aula e Virginia Raggi riprende la parola su AMA a Roma e Roma Metropolitane, tra parentesi, anche AMA si sono cambiati i vertici, si sono dimessi proprio per i soliti problemi, l'impossibilità di arrivare a una soluzione. AMA è una struttura gigantesca, tra le più grandi d'Europa, forse la più grande, che riceve dal comune qualcosa come tra i 700 e gli 800 milioni di euro per il lavoro che non fa, non per il lavoro che fa, ma per il lavoro che non fa per diversi motivi, ma che comunque non viene fatto. I deputati di opposizione contestano la Raggi a gran voce e non bastano i richiami all'ordine della vicepresidente vicaria Sara Seccia, quindi tutti gli esponenti di opposizione, dal PD a Fratelli d'Italia, abbandonano i loro scranni al grido di dimissioni, dimissioni, e si dirigono verso il fondo dell'aula, nella parte dove si trovano ancora i lavoratori di Roma Metropolitane che hanno assistito alla seduta pomeridiana. Restano al loro fianco mentre la sindaca prosegue nella sua breve replica e poi vanno via salutando con la mano. Il risultato è che la sindaca parla davanti a un'aula praticamente vuota. Stavolta almeno abbiamo lasciato l'abbiamo lasciata veramente sola, hanno ironizzato alcuni di loro facendo riferimento alle dichiarazioni della sindaca che nei giorni scorsi aveva lamentato di essere stata lasciata sola sulla questione rifiuti. Roma ha un sindaco che è uno dei peggiori della storia dei sindaci. Il sindaco non è il suo mestiere. Domani mattina sarò davanti al Campidoglio, il 19 ottobre saremo in piazza San Giovanni. Cominceremo una raccolta firme per chiedere le dimissioni della Raggi. Con scritto Raggi, dimettiti, ha tuonato Matteo Salvini in diretta Facebook proprio ieri sera. Intanto a Roma il degrado, come dicevamo, non è solo i rifiuti, che poi solo, il problema è gigantesco, la brutta figura davanti al mondo intero, perché la capitale è lo specchio dell'Italia, la presentazione, la carta d'identità, dove arrivano la maggior parte dei turisti, capi di Stato stranieri, eccetera, eccetera, noi la presentiamo sommersa dalla spazzatura. Anche proprio ieri Renato Zero aveva detto comunque che la colpa della Raggi è che non è adeguata al lavoro che sta facendo. Arriva anche la denuncia di Alessandro Morelli, deputato della Lega e presidente della Commissione Trasporti alla Camera. Dice: è vergognoso, non funziona nulla. Dopo la denuncia dell'ASL riguardo ai rifiuti e quella dei presidi, oggi ne spunta un'altra. Quella dei presidi qual è? I presidi hanno detto: venite all'ASL a controllare se la scuola è agibile, se non c'è il rischio di malattie, di epidemie, anche perché le scuole sono circondate dalla spazzatura e addirittura la spazzatura è anche dentro le scuole. Per la salute dei bambini sarebbe meglio chiuderle a tempo indeterminato finché non si risolve definitivamente il problema. Ma spunta un altro problema. Le poche metro rimaste aperte a Roma, oltretutto centralissime, hanno scale mobili che non funzionano, uscite bloccate per lavori risalenti a mesi fa. Treni fuori servizio e rom che assediano i passeggeri, afferma Alessandro Morelli, deputato della Lega. Spostandosi la situazione non migliora. Per accedere alla metro Cipro c'è un ascensore guasto, ricoperto dalla spazzatura. Il quadretto anche ricoperto dalla spazzatura è veramente pietoso. Nel suo video denuncia, postato sul suo profilo Facebook, il presidente della Commissione Trasporti alla Camera mostra la situazione nella linea metropolitana della capitale.
E poi arriva all'attacco al sindaco Grillino, ex Grillino. Dice: Raggi, tu sei il biglietto da visita non solo di Roma, ma dell'Italia intera e lo spettacolo che abbiamo visto dimostra che nella capitale il sindaco è di troppo. Ecco perché il 19 ottobre, alla manifestazione della Lega, intendiamo raccogliere le firme per chiedere di togliere il disturbo, conclude Morelli. La stessa situazione di degrado è stata denunciata anche mesi fa da ilgiornale.it, come si può vedere nel reportage di qualche giorno fa. Problemi erano e sono tuttora diversi. Anche diverse persone dello spettacolo si sono comunque indignate, hanno voluto dire la loro perché magari vivono a Roma o sono spesso a Roma, come Alessandro Gassman, Nicoletta Romanoff. I rifiuti continuano a invadere comunque la città, dicevamo. Nicoletta Romanoff è tornata sull'argomento dopo la denuncia dello stato di decadimento di Villa Balestra, dove sua figlia si era ferita con uno scivolo rotto. L'attrice si era concentrata sui rifiuti che invadono le strade della città eterna e dice: Noi non possiamo passare perché il passeggino non ci passa. La situazione è questa, mi fa schifo, schifo, schifo. Questa città ormai fa schifo, si è sfogata la Romanoff su Instagram. Riprendendo i marciapiedi occupati dai sacchi della spazzatura. Ma Nicoletta non si è limitata alle strade, ha deciso di indagare anche la condizione dei parchi. In uno di questi ha filmato e ringraziato una signora che stava ripulendo il prato dai rifiuti, gettandoli negli appositi cestini. L'attrice non è rimasta solo a guardare, ha promesso di aiutare la signora non appena la piccola figlia Anna sarebbe scesa dallo scivolo. Fa sentire la sua voce anche Alessandro Gassman, che non è la prima volta che cita e rimprovera l'amministrazione romana e pubblica i post e le sue foto che documentano la situazione agghiacciante della capitale. E dice: Io non ho idea di come questo sia possibile, né tantomeno di quale possa essere la soluzione rapida, ma davvero una vergogna di dimensioni apocalittiche. Poi scrive maiuscolo: Aiuto, ha aggiunto appunto indignato. L'impegno dei personaggi del mondo dello spettacolo nel denunciare il degrado, anche se non risolutivo del problema, risulta sicuramente efficace per far arrivare il messaggio e dare voce al disagio dei cittadini. Ma arriva anche la soluzione del Movimento 5 Stelle. Quindi dalla Camera arriva il primo via libera. La pentastellata Ilaria Fontana spiega: puntiamo a colmare una lacuna nella normativa nazionale. Dice: al sud c'è il problema dei rifiuti, no problem, l'immondizia la spediamo al nord. Il piano dei 5 Stelle intende individuare criteri generali per le aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento rifiuti. In tal senso la Camera ha approvato un ordine del giorno a prima firma della deputata grillina Ilaria Fontana. L'ex assistente pentastellata in Regione Lazio ha spiegato che il testo varato in aula pone già alcuni vincoli alle pianificazioni regionali in materia di rifiuti, con l'esclusione ad esempio delle aree a rischio di dissesto idrogeologico e quello dove è già elevato il carico ambientale, vale a dire la concentrazione di inquinamento e attività impattanti. La deputata dice che l'obiettivo è colmare una lacuna nella normativa nazionale, che fino ad ora non aveva mai affrontato nel dettaglio la necessità di tutelare le aree più sature dal punto di vista ambientale e di rendere omogenei i criteri attraverso i quali regioni e province individuano le aree idonee ad ospitare impianti e trattamento. Come riporta l'edizione odierna di Libero, al nord la raccolta differenziata in media è al 66%, al sud è ferma al 44%. Secondo i dati dell'ISPRA, rapporto rifiuti urbani 2018, le regioni più corrette, scusate, sono il Veneto, 74% di rifiuti riciclabili, Trentino Alto Adige, 72%, Lombardia, 70%, in fondo alla classifica c'è Calabria e Puglia col 40%, Molise 31% e Sicilia con il 22%. Io è parecchio tempo che non passo da Roma. Però avevo già visto la condizione oscena in cui si trovava la capitale. Se adesso dicono che è peggio, non immagino che cosa possa essere peggio di quello che avevo già visto io.
qualche tempo fa. Dovrò andare tra un po' a Roma e magari faccio poi un servizio documentato con dei video in giro per le strade e vediamo com'è realmente questo degrado a partire da marciapiedi, buche, popò, parchi, spazzatura. Comunque deprimente, stiamo parlando della capitale d'Italia, una delle città più visitate al mondo, una città antichissima, leggendaria, ridotta come una discarica a cielo aperto da persone assolutamente incompetenti e opportuniste, cioè pensano solo ai loro stipendi, alle loro carriere, per il resto la totale incompetenza. Diciamo che Roma è gestita come Alitalia, è gestita come AMA, è gestita come era gestita una volta Trenitalia, tutte quelle specie di aziende parastatali, dei carrozzoni. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.